E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati a giocare su Pro Cycling Manager. È arrivato il momento delle classiche che fanno gli Under 23 e non vedo l'ora di iniziare. Andiamo subito con il trofeo PIVA. Oggi abbiamo diversi argomenti anche da trattare oltre alle corse che dobbiamo fare. Intanto partiamo con la simulazione del trofeo PIVA, cioè iniziamo, poi ci sarà la gara. Io penso e spero di essere il capitano. Queste saranno le squadre che sono al via, tutte squadre development, come vi raccontavo. E in realtà è anche quello che sta succedendo adesso all'incirca. Quando andiamo a vedere una gara di questo genere, la maggior parte delle squadre, o meglio le squadre che poi vediamo giocarsi la classica, tipo il trofeo PIVA, tipo il Belvedere che faremo più avanti, o la 10, troviamo direttamente tutte queste squadre. Quindi diventa sempre più reale questo gioco anche nelle categorie più basse. Adesso non ricordo neanche chi ha vinto, io ovviamente non mi sono preparato chi ha vinto il PIVA quest'anno. Tanto partiamo malissimo perché la condizione è a meno 2, quindi mettiamoci qua davanti, troviamo un qualcuno che ci protegge per tutta la gara, tipo Mutta, non so chi sia. Se non ricordo male dovrebbe, almeno sono sicuro che il Belvedere, visto che si corre vicino a casa mia, l'ha vinto, sta un emittent davanti, sembra qualche Jumbo. Intanto è andato in fuga il mio compagno di squadra, non importa. Se non ricordo male dovrebbe aver vinto anche il PIVA, sta un emittent che poi è andato a vincere il Giro d'Italia Under. Intanto la fuga prende 4 minuti, questo è il percorso, quindi molto duro. Peccato che una condizione bassa, potrei rimandare anche la prima vittoria, perché non è detto che con una condizione così bassa si riesca poi a vincere. Dopo il PIVA ci sarà il Belvedere, che è una gara che potrebbe fare per me, e poi c'è la Liegi, o prima c'è la Liegi, probabilmente, adesso non ricordo neanche io, sto parlando un po' a caso. E prime fase di gara, come tutte le altre gare, simuliamo 8 perché non succede niente di interessante. Mettiamo leggermente più piano per capire cosa succede. Tanto sta tirando la 1X davanti assieme a questa maglietta che è un po' bruttina di Sinaide, che sarebbe il team Friuli. Peccato perché non è una maglia molto carina, anche loro è come se fossero la development della Bahrain Victorious. Poi magari io sparo un attimo il nome e non sono più Bahrain Victorious, vabbè. Ok, dovrebbe essere Bahrain Victorious, diciamola così. Allora, intanto in fuga c'è... questi sono i nomi, non mi sembra di vedere nessuno di conosciuto. Vedo che batte di abbastanza alti il mio personaggio, quindi può essere che non stanno neanche andando piano. Intanto siamo in 100 circa a correre, quindi speriamo di far bene. Di PIVA si dovrebbe correre, se non ricordo male, a Col San Martino, perché poi c'è quel tritico di solito che fanno di classiche in quel periodo: Col San Martino, Belvedere e poi classica San Vendemiano, tutte gare internazionali di Under 23. Adesso non ne parlo, ma poi nel Belvedere ve ne parlerò abbastanza, perché sulle gare ho abbastanza una bella memoria, quindi mi ricordo tanti ciclisti che hanno vinto il Belvedere che poi sono passati professionisti, proprio perché una gara si corre a pochi chilometri da casa mia e soprattutto quando ero giovane andavo sempre a vederli, e quindi mi ricordo quasi tutti i vincitori per una gara che si vede sulla Rai, anche se la Rai adesso non la guardo più da anni, ma ogni tanto se mi capita che so che fanno queste gare cerco di beccarle, perché ovviamente non le fanno in diretta, non le fanno vedere poi alla sera. Allora, purtroppo non sta bene il personaggio, se no queste ultime salite potevamo rompere le palle e fare un ritmo bello cattivo. Stiamo qua nel dubbio oggi ci tocca stare qua e puntiamo a fare il meglio possibile, meglio facciamo e più punti poi riusciamo a fare per andare avanti nei livelli. Quindi vi stavo raccontando questa cosa, e poi l'altra classica delle tre che fanno sempre qua in zona che andiamo poi a fare, quella San Vendemiano, che anche là in realtà penso di non essere mai andato a vederla, ma
qualcosina mi ricordo dei vincitori. Tanto mancano solo due volte la salita, solo due volte questa salita. Vediamo una, questo tiene enorme, chissà se esiste davvero, può essere che dopo mi faccio una ricerca, vediamo se esiste davvero. Il discorso che volevo intraprendere oggi è sull'evoluzione dei caschi. Poi appena avrò tempo penso di fare addirittura un video dedicato, che in realtà negli anni passati volevo già fare, poi non ho mai fatti, visto quello che sta succedendo ultimamente. Ci sono dei caschi sempre più aerodinamici, che sembrano più dei caschetti da crono, che si usano nelle tappe piatte o nelle tappe in realtà di volata. E vista l'evoluzione che stanno proprio avendo, sarà doveroso fare un video. E soprattutto perché a me fanno impazzire quei caschi. Già adesso già ve la racconto mentre un po' mentre facciamo la gara. Già dal primo caschetto chiuso che ha usato Cavendish nel mondiale del 2011, spero di non sbagliare data, quando aveva vinto, che gli aveva messo una specie di pellicola sopra, una cosa, non so, da là hanno iniziato tutte le marche a fare dei caschi aerodinamici, quindi più chiusi. I primi erano proprio delle scodelle alla fine, e che ovviamente sono più aerodinamiche di un caschetto aperto, perché non passa l'aria, non fa una piega. Poi da là ci sono stati la prima serie, secondo me, di caschetti aerodinamici. Quindi più o meno dal 2012 circa fino al 2017-18, su sparo delle date, proprio che non mi ero preparato zero in questo video, ma ve ne parlo giusto così mentre facciamo questa gara. Tra poco ci sarà l'ultima salita, quindi poi faremo una pausa e vedremo la seconda serie di caschetti aerodinamici, per poi arrivare alla terza nella prossima gara, sicuramente nell'altra pausa, perché il personaggio sta facendo un po' di fatica. E intanto la Jumbo sta tirando, la Jumbo e la Lotto. Primo strappetto, non mi ricordo che salita fanno al Viva. Molto probabilmente ho anche già fatto io in qualche gara o ci sono passato, perché sono strade che percorro anche nei miei panno allenamenti. E quindi prima serie di caschetti aerodinamici, io non ricordo che ero allievo forse e sognavo di avere un caschetto aerodinamico anch'io, che non ho mai avuto, perché le squadre dove ho corso non hanno, giustamente non ti vanno a dare due caschi, hanno un certo costo, soprattutto se hai una decina di corridori che magari non fanno neanche risultato, come era il tempo. E ho sempre voluto un caschetto aerodinamico, quindi i primi erano delle scodelle, che secondo me è un ricordo di un POC che era praticamente il POC che vediamo adesso, solo che era tutto chiuso, e anche Kask faceva un modello che era bello chiuso, erano praticamente delle scodelle. Tanto sta facendo fatica, vediamo chi c'è. Sta facendo fatica e non possiamo far altro che provare a star qua e sperare di resistere fino alla fine. Ma la vedo anche dura, se non si fermano. Dai che ci siamo, un gruppetto di 10 e lo chiudiamo. Siamo perfetti, però attaccato un Jumbo. Gelimberti, grandissimo, vai davanti a tirare. Fatalità, addirittura un gregario, il buon Gelimberti. Vai davanti a tutto a tirare, Gelimberti, perché Jumbo è partito. Dopo torniamo anche al discorso caschetti aerodinamici. Dai Gelimberti, dai che andiamo, dai che lo prendiamo. Intanto te non staccarti, perché va ben tutto, però se poi ti stacchi te potrebbe essere un problema. Vai a... mettiamo 89. 89 dovrebbe reggere. Gratt, Stone Mitten, Oris, De Cassani, Coulset, Mikes. Poi in realtà sono anche corridori che esistono davvero, tipo Coulset, tipo Stone Mitten, tipo Gratt, non me lo ricordo, che poi sicuramente gente che andrà forte anche nel World Tour, gente che comunque va forte. Normalmente non...
quando c'è un qualcuno che va forte su Project Manager, anche dal vivo poi va forte, e sono giovani interessanti. Quindi segnatevi sempre questi nomi. E Geniberti a tutta. E ultimo strappetto tra poco. Siamo un attimo in pausa, proviamo a seguire Coolset, che è il terzo dei tre. Geniberti, stai qua. Tanto è stato ripreso Grat. Forse è meglio seguire Fair Prost. Aia. È un po' blocco. Non possiamo attaccare, come vi anticipavo prima. È stanco, quindi l'unica cosa è provare a aspettare e far la volata. Speriamo che si fermano un attimo. E gli ho già dato il gellino, quindi mancano 2 km, è in discesa. Sono in una posizione sbagliatissima. Proviamo a seguire Decassan, perché mancano 100 metri. Vediamo. No, niente, abbiamo sbagliato la posizione, però anche lui non era in condizione. In questo caso chiudiamo sesti, purtroppo solo sesti. Non è andata benissimo. Speriamo di rifarci con il Belvedere, dove nell'ultima salita potremo fare la differenza di più rispetto a qua, perché l'arrivo dovrebbe essere un po' dopo, la salita dovrebbe essere un po' più dura. Dal vivo la salita al Belvedere è davvero dura, dal gioco dovrebbe essere proprio uno sparo. Peccato, perché se non fosse stato meno 2, secondo me avremmo potuto far meglio. Peccato, intanto più 13, non saliamo neanche di livello. Peccato, perché se siamo a livello 4 riusciamo anche a far meglio, ma non la vedo bene. Livello 4 già inizia a avere dei valori interessanti. Intanto simuliamo un attimo queste giornate di non gara. Siamo appena al 4 aprile, dobbiamo arrivare al 17. Attenzione, perché mi sa che addirittura... Vabbè, intanto qua abbiamo fatto dopo il PIVA un po' di scarico. Giro del Belvedere il 10 del 4. Ok, prima il Giro di Sicilia c'è il Belvedere, Liberazione il 25, Liegi a maggio e Giro di Sicilia dopo. Ok, quindi calendario comunque interessante. Pochi giorni e parte il Giro del Belvedere. Intanto vediamo che simula questi giorni rimanenti e andiamo direttamente alla gara. Ed eccoci arrivati al Belvedere, altra classica dove spero di far bene. In realtà la forma non è altissima, perché è all'89, visto il periodo di scarico appena fatto. Non possiamo neanche utilizzare punti forza di volontà, perché è a zero, quindi speriamo che almeno non ci troviamo come il PIVA a meno 2 o a meno 1, perché sarebbe un peccato. Questa è l'altimetria della gara, in realtà non cerca di rispecchiare anche l'altimetria reale della gara, dove ogni giro c'è uno strappo da fare che, essendo corto, qua non si vede neanche. Gli ultimi due giri c'è una salita più dura, e anche là dal vivo è 1 km di salita all'incirca, una media di un 10% abbondante, con dei pezzi che arrivano in 15-20, quindi riesce un po' da far vedere. Allora, l'obiettivo della gara è quello di andare in fuga. Noi non andiamo in fuga adesso, perché diventerebbe
non possiamo giocarci la gara, quindi facciamo lo stesso metodo del PIVA, ci mettiamo qua, mettiamo qualcuno tipo a rughetti che ci protegge e cerchiamo di far tutta la gara così. E gli ultimi due giri, quando ci sarà il canalette da fare, che è il nome della salita, cerchiamo di metterci là. L'obiettivo di oggi è quello intanto di non perdere le ruote. Io vorrei provare a scattare anche nell'ultima salita, ma vediamo come arriva la condizione, perché se la condizione è quella del PIVA non promette niente di buono. Intanto sta simulando velocissimo, vediamo cosa sta succedendo in qualcuno in fuga. Niente di interessante. Niente interessante, Alpecin che tira assieme a Israel, Lotto e Intermarché e Team Friuli. Peccato che non c'ha la maglia vera il Team Friuli. Penso che ci sia qualche modo sicuro che dovrebbe mettere la maglia originale, almeno nella prossima stagione, quella con il team, vediamo di metterlo, così almeno abbiamo le squadre direttamente del 2024, che è più carino a questo punto. Purtroppo quando ho iniziato a giocare e a pubblicare i video del gioco non c'erano ancora le maglie del 2024 e quindi vediamo ancora le maglie della stagione passata. Anzi, probabilmente potrebbe anche essere, se continua la serie, spero di sì perché mi diverto un botto a farla, quindi anche se ci sono poche visual continuo comunque a farla, e quindi per questo vi chiedo di condividerla il più possibile se la state guardando, in modo tale da farmi venire la voglia di ancora di più di continuare a farla. E stavo dicendo che potrebbe essere che nella stagione poi del team, che anche quella diventerà molto interessante perché saranno tante più gare, ci sarà la creazione di una squadra addirittura, non di un singolo personaggio, potrebbe essere che già utilizziamo il gioco quello nuovo. E detto questo, possiamo tornare anche ai caschi, perché abbiamo parlato velocemente della prima generazione di caschi aerodinamici che a me facevano impazzire. Siamo passati alla seconda generazione, che è quella che attualmente secondo me stanno già utilizzando, che poi anche la prima o seconda generazione è una cosa che mi sono inventato io adesso, ma più o meno è quello che è successo. Intanto il gruppo si era rotto, eravamo in 20 davanti, quindi cerchiamo di non staccarci perché sennò potrebbe essere un problema. Quindi la seconda generazione è quella che vediamo attualmente anche ora. Quindi i caschi sono stati sempre da chiusi tipo scodella, hanno aggiunto qualche buco, sono stati studiati tutti in galleria del vento, quindi i fori che ci sono stati fatti, oltre a darti una sensazione di un casco più areato, erano anche molto aerodinamici. Tanto abbiamo visto una caduta, per fortuna l'abbiamo schivata. Erano più aerodinamici e ne vediamo ancora tanti, tipo Ecoi, modello che utilizzo anch'io, quello delle Koi, l'Abus che utilizza Van Der Poel, anche se non ho ancora capito come mai da Alpecin utilizza quel modello e in realtà c'è un altro modello più nuovo che ha fatto Abus, che utilizza tipo la Movistar, questa è un'altra storia. E quindi secondo me questa è la seconda generazione di caschi, e ci mettiamo dentro anche lo Specialized, le Evade, quello di l'ultimo che è uscito lo scorso anno, presumo ancora un casco di seconda generazione che in realtà ha ispirato i nuovi caschi, per poi andare a parlare della nuova generazione, quella che secondo me, che a me ha gasato ancora di più di tutti gli altri, che sono molto simili ai caschetti da crono, tipo il nuovo casco che non è ancora uscito in commercio, che utilizza da poco la Ineos, intanto le pendenze sono cattive come dal vivo, che va a coprire le orecchie. C'è stato casco non ancora in commercio, il Poco uguale, un modello simile che ti copre sempre le orecchie, che quello insomma è molto figo, ancora più del casco. E poi c'è una terza generazione che non
diciamo, li hanno fatti che non ti vanno a coprire le orecchie, che sono molto molto belli anche quelli, tipo l'Eco il velocista, se non ricordo male si chiama così, anche quello non è uscito in commercio ma già dall'anno scorso che lo stanno utilizzando le squadre. Poi c'è il caschetto che utilizza la 1X, che utilizzava Christoph anche là in qualche volata, che anche quello è molto simile a un caschetto da crono. Sweet Protection mi sembra che la marca. Poi c'è, adesso non mi vengono in mente altri, però la terza generazione sono dei caschetti che sono dei proiettili nel vero senso della parola, molto studiati in secondo me molto studiati in Galleria del Vento, molto estremi perché non sono come il seconda generazione che mi sono inventato adesso, perché sono praticamente uguali a quelli da crono, va a cambiare solo che hanno qualche foro in più e puoi utilizzarli sempre. Attenzione che sta partendo qualcuno e quindi mi hanno casato moltissimo e non vedo l'ora di comprarne uno. Il POC forse è quello che mi ispira un po' di più, che in realtà non si è visto da nessuna parte se non su qualche foto di qualche leak. L'Ecoi anche in realtà mi piace molto, vediamo cosa poi riuscirò a prendere. Attualmente non c'è niente in commercio. Qualcuno finalmente che mi aiuta. È andato da Meto, vai davanti a tirare. Carrughetti, vai davanti a tirare. E vabbè, ormai è già ora della salita. Facciamo così. Mettiamo. Segui Gelimberti. A tutta, segui Arrughetti, ok. Arrughetti a tutta, segui D'Ameto. Facciamo così, e D'Ameto vai davanti a tirare. Ok, niente, non posso fare così perché non posso più utilizzare nessuno. Questo è un gran peccato. Quindi andiamo davanti, sprechiamo energie inutili perché non c'è nessuno che mi protegge per andare in testa al gruppo. E non so neanche se si riesce poi a fare l'azione. Intanto mettiamoci dietro al Team Friuli. Non parta la colpa, questa è una posizione perfetta. Vediamo se qualcun altro vuole provare ad attaccare. Tanto inizia la salita tra poco, siamo presi molto bene. Allora mettiamo un attimo pausa, seguiamo il lotto. Ecco, questa potrebbe essere l'azione decisiva. Anche loro l'hanno pensata come me, ma giustamente con una salita in meno 10 km con poi la discesa è doveroso che si faccia così. Intanto è andato via Van qualcosa, seguiamo Bulletta Belletta. Stiamo quasi, stiamo perfetti perché siamo sull'azione decisiva e non stiamo neanche sprecando tantissimo. Attenzione che adesso siamo in tre davanti e il personaggio è un po' a blocco, quindi cerchiamo di seguire comunque. Ecco, adesso se continuano l'affondo in discesa siamo perfetti. Vediamo dalla ripresa dall'elicottero, dietro sembrano addirittura fermi, quindi non proprio fermi. Quindi ritorniamo qua, mettiamoci a ruota. Belletta, occhio che è anche uno veloce. Van Gelwe, non lo so, ma mettiamoci qua e speriamo che intanto arriviamo in tre davanti, così almeno il podio è mio. E speriamo che, purtroppo in volata non sono forte, non avendo una condizione di zero non è il massimo, speriamo di farli secchi, l'unica cosa. Tanto Bulletta sta andando a tutta, tanto sono nella posizione perfetta. L'arrivo, normalmente a giro il Belvedere anche, e attenzione siamo ritornati in 7, l'arrivo di solito il Belvedere tira anche leggermente in su. Belvedere che ha vinto l'ultimo anno Stone Emittent, gara che
di solito chi vince passa professionista con una squadra World Tour. Mettiamoci davanti, meno 100 metri, no, speriamo nel podio, no, Gibbos mi passa, Deja, Ghera anche, Bolletta, Belletta vince senza problemi. Peccato che anche questa non è andata, altra quarta posizione, bel piazzamento, ma non ce l'abbiamo fatta a vincere. Questo è un gran peccato, questo è un gran peccato, perché sarebbe stata una gran bella vittoria. Questo è un peccato perché era la gara che volevo vincere, ma non ce l'abbiamo fatta, purtroppo. Gara di casa per me. Andiamo a vedere il podio, dove a vincere Dario Igor Belletta davanti a Joshua Gibson e a Jasper Dejager. E poi ci sono le... Ahimè. Ci abbiamo provato, adesso abbiamo il Giro di Sicilia per rifarci. Vediamo se almeno riusciamo a passare al quarto livello. E ci passiamo, quindi livello 4. E aumentiamo in montagna, in media montagna, collina, cronometro, accelerazione, discesa, grinta e recupero, quindi non male. Bel vedere una gara come vi accennavo prima, che di solito chi la vince poi passa professionista. Io ho ricordi di Kung che la vinceva in solitario, ho ricordi di Vendrame che l'ha vinta, ricordo di Battistella che l'ha vinta, sono proprio tanti che l'hanno vinta quella gara. Battistella quell'anno poi vinse anche il mondiale, quindi una gara che poi nel vivo chi la va a vincere diventa poi un gran corridore. E detto questo, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi. Prossima puntata andiamo a fare il Giro di Sicilia, non vedo l'ora, perché essendo passati a livello 4 potremo anche ritagliarci delle belle soddisfazioni. Quindi mi raccomando, condividete il video, iscrivetevi al canale e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.